Bruno Vespa implora Fiorello con un "ci raccomandi tu" con Ellis Klein. L'arrivo di Ellis Klein a capo della segreteria del PD è stato capace, nel bene e nel male, di generare dibattito e ironia. A Viva Rai 2 Bruno Vespa si è rivolto a Fiorello con un video messaggio: "Ciao Fiore. Ci raccomandi tu con la Klein? Noi l'abbiamo invitata la notte della sua elezione. Però noi siamo noi e tu sei tu, provaci per piacere. Digli, vieni a fare 5 minuti con Vespa? Ti bacio Fiore." Il conduttore di Porta a Porta 5 minuti, nuovo contenitore del preserale di Rai 1, ha risposto così a quanto Fiorello aveva detto poche ore prima, scherzando proprio sul nuovo programma di Vespa: "Noi parliamo del PD, che a parlare del governo ci pensa Bruno Vespa." Riferendosi al fatto che la trasmissione sia partita con un'intervista al premier Meloni. In risposta al videomessaggio, lo showman ha poi immaginato le domande che Bruno Vespa potrebbe fare a Klein. Sulla falsariga dell'ironia del giorno prima, imitando la voce del giornalista: "Cosa ne pensa della bravura di Giorgia Meloni? Cosa si prova a guidare una debole opposizione contro un forte governo guidato da una fantastica donna premier? Chi glielo fa fare di guidare un partito così piccolo come il PD? Il suo cognome è molto difficile. Non sarebbe meglio Ellie Meloni? Come si sente ad essere intervistata dal miglior giornalista italiano?" Bruno Vespa quindi Fiorello, in onda tutte le mattine affiancato da Fabrizio Biggio e Mauro Casciari. Oltre a tutto il cast del programma trasmesso ogni mattina su Rai 2, ha rimarcato in chiave ironica la pericolosità dello show: "Con questa ironia su Brunello Vespa siamo entrati in un mare di guai. Si trattava solo del pretesto per lanciare la canzone portata a Sanremo da Ariete, che è stata ospite della trasmissione cantando proprio Mare di guai." Că poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar...